convegno al Vanvitelli sul ruolo del farmacista in Campania. Dai professionisti arrivano richieste precise, dare occupazione ai nuovi laureati, è una bella impresa. No, intanto sui farmacisti abbiamo puntato tanto in questi anni e c'è anche un loro riconoscimento, quindi mi fa piacere che ci sia un riconoscimento. Primo perché le farmacie sono il primo grande presidio sanitario, quindi gli abbiamo dato, togliendole ad altri perché si facevano, come sapete, le gare Soresa, abbiamo dato alle farmacie molte attività aggiuntive di servizio, e molte funzioni in più rispetto a quello che avevano prima. Ricordiamo che non solo a Caserta ma anche a Napoli, prima che arrivassi io, le farmacie non venivano pagate, addirittura con tempi fino a 17 mesi di ritardo dei pagamenti, 17 mesi. Oggi se sentite un qualsiasi farmacista ti dice che siamo in regola con i pagamenti, con la media italiana che sono prevalentemente 60-90 giorni. Abbiamo assegnato i prime 92 farmacie nuove con il vecchio concorso, abbiamo attivato e quindi è già in procedura attivato il concorso per le ulteriori 209 sedi regionali, quindi siamo in una piena condivisione di un progetto della farmacia di servizio per i cittadini come primo grande presidio sanitario. Io credo che i farmacisti abbiano un ruolo essenziale, perché senza questo primo presidio tutto diventa più difficile per il cittadino. Come le dicevo, il tema centrale, uno dei temi, è quello dell'occupazione. Che cosa può fare la Regione per favorire su questo terreno, insomma, i nuovi laureati? Intanto, oltre ai nuovi laureati in generale, con le nuove sedi, per le farmacie con le nuove sedi. Nella sanità con i 1118 posti che abbiamo messo a concorso dopo 8 anni che per i disastri del centro-sinistra, per gli errori fatti da questi signori che vogliono ritornare un'altra volta, non so con quale coraggio, dopo aver sfasciato la sanità, aver sfasciato i trasporti, quelli che hanno distrutto la nostra sanità nel 2009, perché 2008, 2007, 2008, 2009 sono stati gli anni del disastro, un miliardo di debiti e tolto il futuro ai giovani. Oggi noi abbiamo messo i conti a posto, abbiamo un attivo, abbiamo dovuto fare i concorsi, abbiamo dovuto fare i concorsi alle nuove farmacie, e se non mettevi i conti a posto non te li facevano fare. Quindi abbiamo cambiato quella che è stato lo sfascio della sanità per iniziare a dare speranze e futuro ai giovani. Abbiamo iniziato le sedi nuove, ve le ho detto, quindi ci saranno 92 farmacie già assegnate in più, col concorso con le 209 ci saranno 209 farmacisti giovani che potranno avere la loro farmacia e 1118 decreti già firmati per l'assunzione di personale sanitario. Quindi, come vedete, rispetto a un passato che ha distrutto tutto, il centrosinistra di De Luca, il centrosinistra di Bassolino, di quei signori che hanno distrutto la nostra sanità, oggi si vede la luce rispetto a un impegno ancora molto grande, perché siamo solo all'inizio, quindi dobbiamo recuperare ancora tanto. Il piano sanitario regionale obiettivamente ha creato disagi, accorpamenti, ci sono lamentele da parte degli utenti, soprattutto da parte delle fasce più deboli. C'è qualche errore commesso, qualcosa da rivedere? Lei, insomma, su questo che dice? Che la faccia del disastro è la faccia di De Luca, di Bassolino, del centro-sinistra. Lì è la faccia, che i cittadini con chi se la possono prendere, da chi ha combinato i guai. Noi li abbiamo messi a posto, i guai degli altri. È chiaro che non è facile dalla sera alla mattina, dopo che tu hai distrutto una casa, ricostruirla. La devi ricostruire con fatica, devi avere il cantiere in casa, devi accettare che ci siano i muratori, che ci siano i disagi ovvi per chi ha distrutto la casa. Ma la casa l'ha distrutta De Luca, l'ha distrutta Bassolino, l'ha distrutta il centro-sinistra, la nostra sanità. Hanno chiuso 7 ospedali che noi abbiamo lavorato per riaprirli e li abbiamo riaperti. Hanno perso 1000 posti letto che noi abbiamo recuperato, 802 dei 1000 posti letto li abbiamo già recuperati. E quindi è evidente, quando distruggi una casa per recuperarla ci vuole tempo, però l'abbiamo ricostruita, le fondamenta ora sono solide, abbiamo 240 milioni di attivo, quindi investiremo come stiamo iniziando a investire. Abbiamo cambiato totalmente la regione canaglia, la regione che faceva il debito ed era descritta nella maniera peggiore in Italia, oggi è una regione che viene vista con grande rispetto pur avendo i problemi che ha e i sacrifici che ha dovuto fare.